Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Buonasera, ormai consueto appuntamento del martedì di Vivicentro sulla Serie C e più specificatamente sul Perugia. Il direttore risponde ed abbiamo, eccolo dall'altro lato, il direttore di Vivicentro Network, Mario Vollono. Buonasera a te Carmine, buonasera a tutti i telespettatori, ecco, che web spettatori in questo caso, che si sono collegati. Benissimo direttore, io volevo subito iniziare con te con il discorso di Coppa, perché domani anche la Serie C affronterà il turno secco diretto per la Coppa Italia, però sì. Voglio subito affrontare invece un argomento sempre un po' delicato in questo periodo. Abbiamo visto come, tra l'altro, piccola parentesi anche della Serie A, la Lazio non sia partita per questa partita di Coppa con il Bruges, ci sono difficoltà, se, sembra che si sia allenata addirittura a metà della rosa nella Lazio. Giusto come sì, diciamo volevo... purtroppo che sì vai direttore, vai, poi la no, dico, purtroppo... sì, purtroppo questo virus sta condizionando poco tutti, la vita di tutti, quindi anche il calcio non è esente da questa problematica. Possiamo dire che si sta continuando a voler giocare per provare ad avere almeno qualche settore nella normalità per quanto riguarda la Serie C. Serie A, Serie B sappiamo che invece è legato un po' ai, diciamo, agli introiti, quindi è anche una, diciamo, un fattore economico che spinge un po' a forzare la mano, però purtroppo quando poi forzi la mano, ripeto, non essendo esente da possibili contagi, poi si hanno tutte queste problematiche. Ora è notizia anche di poco tempo fa che la Reggiana addirittura ha oltre 25 contagiati, quindi fra staff tecnico, calciatori, dirigenti, ed è una situazione drammatica per la Reggiana, ma sono un po' tutte le squadre che stanno sopportando questa cosa, anche per dire la Juve abbia avuto Orlando, recuperato Orlando, adesso c'è Cernicoi, è andato a Teramo con il Teramo che aveva due calciatori positivi, tanto è vero che la partita è stata spostata in orario e poi si è stata confermata perché poi i tamponi sono usciti tutti negativi, però non ci dimentichiamo di quel Palermo Turris, con la Turris che addirittura va fino a Palermo, fa riscaldamento a bordo campo, poi dice vabbè non se ne fa nulla, tornatevene a casa perché non ci sono i mezzi per la sicurezza. Fra l'altro io farei anche un piccolo appunto sulla Serie B, no? Sulla Serie B è preso un protocollo tutto diverso rispetto alla Serie A, cioè nel senso la partita viene rinviata dalla Lega perché magari c'è un numero eccessivo di contagi, però di fatto è come se questa società avesse speso il cosiddetto bonus. Poi successivamente, se dovesse ricapitare una situazione del genere o la situazione emergenziale non rientra, è il problema della società che deve decidere che fare, se partire o meno, con chi partire, e questo io lo reputo abbastanza assurdo. Allora direttore, visto che hai toccato due argomenti delicatissimi, quello da campo e quello extra campo, io ti do subito le dichiarazioni ultimissime di questi minuti che il direttore generale, per ritornare al Perugia, del Comotto ha fatto proprio in ambito di quello che dicevi dell'aspetto economico, e in pratica andava ad avvalorare un po' quella che era, diciamo così, la posizione anche della Lega di C con Chirelli che si sta facendo un po' portavoce verso le istituzioni sia calcistiche che governative, proprio per cercare, sappiamo che oramai gli stati sono chiusi, sono di nuovo nuovamente chiusi e difficilmente si riapriranno, quindi l'aspetto economico che nella Serie C, così come anche nella Serie D, è a scendere, è preponderante per quanto riguarda gli incassi del botteghino, vengono adesso messi in evidenza da tutte queste società, non ultima anche il Perugia, che con Comotto insomma valorava, corroborava insomma questa tesi di Chirelli. Sì, sì, poi Carmine aggiungiamo pure il fatto che le società devono fare comunque i tamponi, quindi c'è una spesa anche elevata nelle continue analisi che bisogna fare calciatore per calciatore, perché ci sono dei cicli da fare durante la settimana, poi quando si va in trasferta devi
utilizzare Pullman, ma Pullman deve essere doppio, perché non puoi fare andare tutti e 30, 40, 35 dello staff in un solo Pullman, quindi ha un altro costo aggiuntivo. Anche l'albergo, devi prendere un albergo dove devi cercare di mantenere anche il distanziamento. Cioè, oltre al discorso, come dicevi tu, che non ci sono introiti, perché i tifosi non ci sono, non ci sono introiti perché la pubblicità è derivata da società, ditte o comunque aziende che stanno in difficoltà economica, e chi non sta in difficoltà economica non investe comunque nel calcio, perché ne ha un ritorno inferiore, perché solo la televisione gli dà un po' di visibilità, ma il tifoso allo stadio non va, e non va a vedere visivamente il tabellone luminoso o quello che sia della pubblicità, e quindi non è invogliato magari a comprare quella marca di caffè, quel vestito, come nel caso per dire di Santo Padre, ecco, per prendere poi le discorso dei vestiti, e quindi diciamo anche questo comporta una minore entrata effettiva delle società. Adesso stare in difficoltà, è vero che si è cercato di fare una defiscalizzazione, le leghe hanno operato per questo, hanno tolto il rapporto liquidità debito, quindi hanno cercato un po' di dare la possibilità alle società di iscriversi, ma una cosa è poi l'iscrizione e mantenersi, una cosa poi è diciamo onorare gli impegni, no? E abbiamo visto che il Trapani che fine ha fatto, che si è iscritto proprio perché c'era enorme Covid, ma di fatto non aveva la liquidità per andare avanti. Stessa cosa anche Livorno e il Carpi, sono due società che sono in Serie C e hanno enorme difficoltà, e non si sa se continueranno, se porteranno a termine il loro campionato. Quindi la situazione è davvero, come diceva Comotto, difficoltosa e molto problematica per tutte le società, dalla Serie A alla Serie C, un po' in più chi è ovviamente a scendere, dove diciamo, come dicevi tu, il botteghino aveva anche un'importanza determinante nel bilancio delle società. Sì, e giusto per chiudere questo argomento, Comotto riportava un po', visto che hai parlato anche tu di danni erariali, riportava proprio una cifra esatta, addirittura direttore, di 150.000 euro, che forse comprendeva proprio tutto il discorso che facevi tu, comprensivo di trasferte differenziate e separate, di tutto questo discorso da ammontare, addirittura di una perdita che diceva non se ne può far carico la società soltanto di questi 150.000 euro alla voce passivo e negativo. Certamente ci vorranno degli aiuti. Assolutamente, ma quello purtroppo ci vogliono aiuti in tutte le categorie lavorative. Qui si parla ovviamente di calcio, che ha comunque un indotto, ha delle famiglie alle spalle, si parla del magazziniere, il massaggiatore, il custode del campo, ci sono tante figure ovviamente che sono coinvolte in questo diciamo ambiente, in questo mondo, e sicuramente diciamo anche questo deve essere attenzionato. Però mi viene da pensare alle strutture ricettive e ricreative, bar, ristoranti, alberghi, che pure questi stanno subendo un danno importante, il settore del cinema e del teatro. Diciamo che il Covid sta facendo davvero danni, non solo a livello fisico, ormai ci sono persone che muoiono anche oggi, quindi a me diciamo rabbrividisco quando ascolto i negazionisti che dicono che è tutta una messa in scena, è tutta una falsa. Poi vai a parlare con amici e colleghi o comunque con persone che hanno a che fare con il settore sanitario e ti dicono tutt'altra storia, ti dicono che effettivamente oggi sì, si sa dove mettere le mani, ma la curva dei contagi aumenta sempre di più e ci sono persone che oggi muoiono ancora, quindi non è che oggi è tutto rose e fiori, è un'influenza normale, è sempre il coronavirus, è sempre il Covid. Sì, allora venendo direttore a questo punto al campo e avendo introdotto la Coppa, visto che è l'impegno più imminente anche per le squadre di Serie C, possono queste squadre, tra cui anche il Perugia, andare ad affrontare con un certo piglio compagini anche di B, perché il Perugia affronterà per esempio domani il Brescia. Poi qualora si dovesse qualificare, tra l'altro poi ci sarà il 25 novembre, dovrà affrontare la vincente tra Benevento ed Empoli. E su questa strada poi ci sarà, tra l'altro, proprio come l'anno scorso il Napoli, eventualmente andando avanti a gennaio. Per le squadre di C affrontare queste. Allora, diciamo che per le squadre di C, noi ricordiamo, non c'è più la Coppa Italia di Serie C, proprio per il Covid è stata cancellata, quindi è rimasta solo la Coppa e la Team Cup, no? Quella maggiore, Serie A e Serie B, a cui partecipa ovviamente chi era l'anno scorso in Serie B, come Perugia, come è stato anche per la Juve Stabia, chi si è qualificato ai primi posti della Serie D e Serie C. Diciamo che ovviamente sulla carta
i valori sono differenti, no? Una squadra di Serie C la fa giusto perché per blasone, per dare comunque una soddisfazione ai propri tifosi, ma pensare poi di poter andare davvero tanto tanto avanti è un po' difficile pensarlo. Io ricordo personalmente l'Alessandria, no? Che è arrivata addirittura a giocarsi la partita con il Milan, però ha diciamo sacrificato in un certo senso il proprio campionato, quindi bisogna fare delle scelte, cioè se deve essere Coppa Italia oppure campionato. Ovviamente il tifoso vuole sempre vincere, però la società deve essere onesta e pensare che effettivamente una categoria del genere dove deve a confrontare come realtà, ecco, adesso in Perugia, adesso incontrerà il Brescia, invece è una nobile decaduta perché l'anno scorso era in Serie A, ha un organico importante, anche se però il Perugia ad Ascoli ha fatto vedere di non essere comunque inferiore a tante formazioni di Serie B, e ricordiamo la sorpresa è stata anche forse quella, cioè di andare a vincere con un risultato importante fuori casa ad Ascoli, quindi ciò non toglie che si possa magari ripetere a Brescia, però ecco, sono impegni che alla fine poi ti tolgono comunque risorse, energie mentali, in un periodo in cui le partite sono ravvicinate, la stessa Serie C ha terminato proprio questa settimana in cui ci sono state 3 partite in 7 giorni, nel caso della Juve Stabia addirittura 3 partite in 6 giorni, perché c'è stato il posticipo del lunedì e poi ha dovuto giocare il giovedì e la domenica, quindi in una fase di avvio di campionato poi ci sono delle difficoltà maggiori perché la condizione non è le migliori, i calciatori alcuni sono arrivati ultimamente in rosa, può essere vista diciamo la Serie C, la Coppa Italia può essere vista come un'opportunità di dare spazio a chi fino a questo momento non ne ha avuto, almeno questo è il mio parere, non un fastidio assolutamente, una partita da onorare, da rispettare, e poi magari chissà, visto che non c'è più l'effetto campo dovuto al fatto che non ci sono i tifosi, perché io adesso sto assistendo a tante vittorie di squadre fuori casa e questo fa capire che non c'è appunto l'effetto campo, chi gioca in casa non è avvantaggiato perché non ha i propri tifosi al proprio seguito e ha più o meno le stesse difficoltà di una squadra che viene da fuori, perché comunque anche lì devi fare il ritiro in un albergo differenziato, cioè distanziato, no? Differenziato, distanziato, quindi ci sono anche lì delle norme da rispettare e quindi non è più come prima. Sì, in effetti anche Fabio Caserta ha già detto che darà spazio, anche se non c'è stata conferenza quest'oggi, ha già detto però precedentemente che avrebbe dato spazio insomma ai giocatori per fargli acquisire il minutaggio, quindi è importante, come dicevi tu, da questo punto di vista può essere per le indicazioni stesse per gli allenatori. Dicevi invece delle 3 partite ravvicinate, la Juve Stabia so che con il Teramo ha capitolato soltanto su un bellissimo gol, no direttore? Classico gol della domenica, cioè il tiro da fuori aria che si va a inzaccare nell'angolo opposto dove davvero Tomei poteva fare nulla, al netto di quell'episodio che ci sta, attenzione, comunque stiamo parlando di giocatori di Serie C, in particolare Rigoni è uno che ha fatto già gol del genere, non è che oggi lo ha fatto, però diciamo al netto di questo episodio la partita era da 0-0, se vogliamo dire. Dobbiamo dire anche che la Juve Stabia ha subito più del Teramo l'effetto delle partite avvicinate, perché il Teramo ha avuto una giornata in più di riposo, visto che ha giocato di mercoledì e non di giovedì come la Juve Stabia, e proprio questo fatto diciamo si è visto nel secondo tempo con la squadra spenta diciamo un po' sulle gambe, fra l'altro ci sono tanti giocatori che non sono al meglio. Orlando, dicevo, è ritornato in gruppo ma ha fatto comunque una ventina di giorni circa di stop di allenamenti per il coronavirus, adesso non c'è Cernicolo e altri giocano diciamo non in buone condizioni, e questo per la Juve Stabia è stato un problema, ma dico un po' per tutte le squadre Serie C c'è stata questa problematica. Certo, poi c'è chi può contare su una panchina importante e in queste circostanze se li hai a disposizione puoi fare rotazione e puoi comunque reggere diciamo la botta, no? Con le altre. Il discorso però si è perso a Teramo e difficilmente a Teramo ci saranno squadre che raccoglieranno punti. Teramo non ha mai subito gol finora in queste 6 partite, fra l'altro ha uno in meno, se è secondo in classifica e quindi virtualmente potrebbe essere considerata prima in classifica, quindi ci sta anche di perdere col Teramo. Io se vado ad analizzare le 7 partite disputate da Juve Stabia, forse diciamo solo quella col Monopoli
non rende giustizia, nel senso lì c'è stata una serie di concause, maltempo, vento, US Army che non era al meglio, c'erano 8 2002 in campo, quindi in quella circostanza il Moro avrebbe avuto la meglio della US Army perché non era al meglio, e fra l'altro con episodi fortunosi. Sì, io prima di passare invece ai 9 punti conquistati dal Perugia in questa settimana, importantissimi, ti volevo chiedere proprio del... Fra l'altro indovinato il marcatore. Il marcatore della scorsa partita. Sì. Anche se non era tanto difficile, devo dire sei stato un mago su altre cose anche della Serie C che conosci profondamente, però su Melchiori non era difficile perché Melchiori veramente è uno che fa la differenza, io lo sto vedendo giocare veramente calato nella parte della Serie C e può fare ancora di più la differenza perché ad esempio domenica sì, ha mangiato un gol davanti alla porta dopo una bella azione, una cavalcata veramente dopo un tocco. Perché non mi hai chiamato, se mi chiamavi io dicevo Melchiori, magari Melchiori non si mangiava il gol. Sì, anche perché una volta arrivato lì davanti alla porta e fallo sto gol, perché c'era proprio, era tu per tu col portiere. Però ti volevo chiedere, mi sbaglio se dico che il Teramo viene da un doppio salto, da Eccellenza e no, diretta... il Teramo l'anno scorso era già in Serie C, fece una squadra importante, stava nei primi posti, poi ha perso un po' di, ha avuto una flessione in un certo periodo, perché diciamo molte volte quando la squadra è formata non da uomini ma solo da calciatori può succedere anche questo lo dico fra le righe, e poi non è riuscito a recuperare posizione, non ha disputato i playoff perché poi ha avuto problemi economici, oggi infatti un po' ha ridimensionato il progetto, qualcuno è rimasto lì a Teramo, ma la base già c'è un allenatore nuovo, diverso, che è Pace, ex Siena, però sta facendo vedere la propria forza, la propria compattezza. Sul discorso del Perugia poi, una cosa che ho azzeccato è sull'andamento di Fabio Casetta, e questo me ne deve dare atto. Diciamo che hai azzeccato, come giustamente dici, proprio il numero esatto delle partite in cui cominciava ad avere contezza della disposizione del materiale umano. Sì, perché diciamo che anche qui a Castellammare l'ha fatto, quindi lo conosciamo bene, è un allenatore che se toglie questa parte iniziale di campionato in cui ha qualche problema, o quantomeno se gli dai continuità da un anno all'altro, perché poi se gli dai continuità e non cambiano i fattori, come nel caso ad esempio anche della US Army che fu promossa in Serie B, e lì ci fu anche tutto un discorso di adattamento alla nuova categoria da parte sua dei calciatori, ed ebbe anche in quella circostanza difficoltà, però diciamo se si continua il discorso dell'anno precedente, queste prime 6 partite sicuramente non le sbaglia. Purtroppo invece è così sui fattori nuovi, ma alla lunga poi ti farò vedere che recupererà anche qualche punto, perché poi dicevo 9 nelle ultime 3 sicuramente ha recuperato già 3 punti, se vogliamo dire come media inglese, se la vogliamo considerare. Sì, certamente è un balzo in avanti importantissimo sotto tutti i punti di vista, anche della convinzione poi per andare avanti, però noi dobbiamo dirlo, noi qui ci colleghiamo con il direttore di Vivicentro, non prepariamo mai nulla, assolutamente, è una semplice pura conversazione. E allora, visto che tu hai toccato degli argomenti che poi man mano ci fanno andare avanti nel proseguo di questa ventina di minuti che di solito ci diamo della discussione, hai detto prima dei giocatori che devono essere anche uomini, se no non si va avanti. A Perugia, una di queste proprio diciamo capitoli di imputazione iniziale in quello che all'inizio è stato una perdita un ritardamento del percorso vero di Caserta, è stato proprio quello di alcuni giocatori che reduce ancora dal campionato scorso, non si sono calati nella parte della Serie C, quando poi già ancora anche in Serie B, che dovevano fare la differenza lì, non sono stati in grado di farla. Un aspetto umano o aspetto ambientale calcistico, direttore, per questi... Allora, diciamo che la poesia del calcio di una volta è andata a farsi benedire, cioè nel senso prima c'era il calciatore che si legava anche in un certo senso alla piazza, dava il tutto per tutto, aveva anche vergogna di scendere in campo, cioè di scendere per strada dopo una sconfitta, e poi invece adesso c'è il calciatore professionista che lo fa per lavoro, lo fa per mestiere, lo fa per i soldi, ecco, non per altro. E quindi giustamente dal lato suo va dove gli danno più soldi, non è legato alla piazza, non rispetta diciamo un po' anche la tifoseria, perché io ho visto scene, no, di anche la US Army, attenzione, quindi quando siamo retrocessi non quest'anno
l'anno precedente, ho visto scene di, che la Juve stava perdeva 3-0 e poi vedevo i calciatori, sentivo i calciatori che si organizzavano su in quale locale dovevano andare a ballare o a bere oppure andare a divertirsi, ma invece sempre la Juve stava in passato anche in Serie D, in Serie C invece ho visto calciatori negli anni 90, stiamo parlando anni 90, inizio anni 2000, che c'erano calciatori, ripeto, che non si facevano vedere per strada perché avevano vergogna di farsi vedere perché erano stati sconfitti e non, comunque erano i primi a essere tristi, i primi a essere delusi. Uno di questi calciatori che ce lo teniamo stretto c'è a Castellammare ed è proprio Capitan Bastalli, che invece quando perde ci rimane proprio davvero male perché ci tiene un po' alla piazza, alla Juve Stabia, ed è un professionista serio, sa che il calciatore deve prendersi le lodi e le critiche in ogni circostanza e deve cercare di dare il massimo e deve essere rispettoso della piazza. Ecco, nel caso di Perugia è una piazza importante, cioè se arrivi a Perugia non stai arrivando con tutto il rispetto nel Poggi Bonzi, no, una squadra diciamo di fascia bassa, stai parlando di una società che in passato ha fatto la Serie A, ha fatto campionati importanti, quindi per la Serie B per il Perugia è poca cosa, e quindi devi rispettare la piazza, devi rispettare chi diciamo in questo momento ti sta dando l'opportunità di mettersi in mostra. Non è così, purtroppo, questo è il discorso. Benissimo. E un'altra cosa che invece volevo porre alla tua osservazione, che mi ricordo che elogiavi anche la formazione del Mantova, nonostante sì, appunto quando fu ne parlavamo nell'occasione della sconfitta, della brutta sconfitta del Perugia. E molti invece qui credevano che il Mantova, squadra insomma che veniva anche da un periodo di serie minori, di serie D, non potesse essere protagonista in questo campionato. Io invece credo che lotterà fino alla fine, che non sia una meteora, che lotterà fino alla fine, perché è un ottimo allenatore che conosciamo bene a Napoli, Troise, vecchio difensore del Napoli, che gli sta dando una quadra importante, e prima in casa e adesso la sta trovando anche in casa. Sì, no, diciamo che allora, il Mantova è appoggiato al Verona, quindi l'abbiamo detto, è un po' una meteora del Verona, e quindi diciamo il Verona, essendo una squadra ambiziosa e comunque di Serie A, riesce diciamo a portare calciatori in Serie C a Mantova che magari non ci sarebbero andati, no? Perché molte volte vedi calciatori che rifiutano anche piazze prestigiosi di Serie C come il Perugia, ripeto ancora una volta, perché è Serie C, non voglio scendere di categorie, ma se tu invece vieni acquistato al Verona e poi vieni girato a una squadra di Serie C, sai che comunque di fatto stai lì per metterti in mostra, che il Verona comunque ti osserva e che magari un domani ti può dare un'opportunità di giocare in una categoria superiore, quindi questo diciamo è un fattore importante da un lato, però è un fattore che alcuni direttori sportivi come Ghirassi non piace, cioè Ghirassi ha sempre detto io voglio fare le mie scelte ed essere libero di fare le mie scelte, cioè se io devo prendere un calciatore è perché reputo che sia funzionare al progetto, non perché essendo la meteora di qualcuno mi si impone di doverlo utilizzare e metterlo in rosa per valorizzarlo. È un po' risvolto la medaglia, da una parte hai questo vantaggio, come dicevo io, di avere calciatori comunque importanti, nonostante diciamo non voglio scendere i calciatori, dall'altra parte però poi effettivamente sei ostaggio, e se sei un direttore sportivo ambizioso, una società ambiziosa, generalmente tendi a non legarti con nessuno, se non ecco su discorsi di dire ok, mi volete prestare calciatori, io sono disponibile, mi rivalorizzo pure, ma perché lo scelgo io, no? Perché me lo imponete voi. È una scelta che ha fatto in mando, perché comunque, come dicevi tu, ha avuto in passato diciamo campionato importante, fatto anche la Serie B nel recente passato, a inizio anni 2000 se non ricordo male, poi ha avuto un tracollo, è stato diciamo è fallita la società, quindi stanno cercando adesso di salire di nuovo la china. Voglio direttore restare con te in questa chiusura, perché siamo in chiusura, proprio in quelle aree geografiche lì, perché la prossima partita dopo la Coppa del Perugia ci sarà la trasferta di Modena, siamo sempre lì, volevo una chiosa a te su questa partita, e poi ti lascio anche dicendoti, visto che mi hai fatto venire in mente prima di Caserta e a Castellammare, le ultime dichiarazioni dell'ultimo dopogara, in cui Fabio Caserta ha detto che vorrebbe ripetere a Perugia quello che ha fatto 2 anni fa a Castellammare nella cavalcata della promozione. Sì, diciamo che l'anno
l'anno a Castellammare, quello lì della promozione, è stato davvero un anno bellissimo. Ecco, io che l'ho seguito dal primo all'ultimo, c'è stata una parte di stagione fino a dicembre davvero eccezionale, con vittorie che arrivavano, vittorie e punti che arrivavano come se niente fosse, no? Sembrava davvero tutto facile, arrivavano anche pareggi all'ultimo 94esimo in esterno, come mi ricordo a Reggio Calabria, cioè andò anche un po', possiamo dire, tutto giusto, cioè tutto dritto. Poi ci fu una flessione importante nel giro di ritorno che quasi stava compromettendo il campionato, poi alla fine ci fu il colpo di coda e la Juventus fu promossa. Ora il Perugia più o meno sta facendo un qualcosa di diverso, più simile a quello che ha fatto Fabio Casetta nell'anno scorso con la Serie B, cioè difficoltà all'inizio di trovare una quadratura, adesso un accelerato importante. Io spero che a Modena, io dico spero perché abbiamo un affetto nei confronti di Fabio Casetta, ho un affetto anche verso la piazza di Perugia, ricordiamo che Perugia e Castellammare sono simpatizzanti come tifoserie, quindi ogni volta che siamo andati a Perugia siamo stati anche ben accolti da Perugia, anche perché siamo contro la Ternana, ecco, faccio questa battuta un po', mi inserisco anche nei discorsi da tifoso, e quindi diciamo anche questo ci ha fatto acquisire simpatie nei confronti dei tifosi del Perugia. Infatti ricordo una trasferta particolare, io ero ancora tifoso a suo tempo, il pullman dei tifosi della Juventus fu riparato dai tifosi del Perugia, che comunque accolsero i tifosi della Juventus con birre e altre cose, quindi fa capire un po' l'accoglienza. Quindi dico, io mi auguro che anche con il Modena ci sia una vittoria che davvero dia quello slancio definitivo verso le zone altissime della classifica. Diciamo che il progetto è ambizioso, la rosa è ambiziosa. Comunque la Juve Stabia questo ha fatto anche un periodo di 4 vittorie consecutive l'anno scorso, siamo a 3 come dicevi tu, io ci metterei anche la quarta, anche se il Modena comunque è una buona squadra e si gioca in esterna, però ricordiamo la Juve Stabia con Fabio Casetta ha avuto anche, diciamo, risultati prestigiosi in esterna come contro il Chievo Verona l'anno scorso, quindi diciamo che se riesce a studiarla per bene, lui la studia sempre per bene, attenzione, cioè, ho sbagliato forse a dire questo tempo, però se riesce a indovinare i giusti, diciamo, correttivi, anche a Modena ci può stare il risultato pieno da parte del Perugia. Va bene, direttore, con questo aneddoto bellissimo del Pullman, io ti saluto e do appuntamento a martedì prossimo. Ciao a tutti e grazie per seguirci e forza Perugia, forza Juve Stabia a questo punto. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.